Spera Fico, Clark, Udoka e Drake Sigma. Occhio, guarda su un attimo. Sono anni che Lavezzini e Lucca si incontrano. Sono anni che Lavezzini, al di là delle tante formazioni diverse che ha schierato, ha avuto sempre problemi contro la difesa di Lucca. Vedremo se anche oggi sarà così. Il primo canestro della partita viene da Lucca, di una giocatrice che a Parma ben conosciamo, quella Jill Harmon, che tanto ha dato quando è stata qui alla squadra di Parma. Sì, incursione di Spreafico, controlla palla Ugoca che va poi a sbagliare. Quintetti partenti per Parma il solito: Zara, Spreafico, Ugoca, Clark e Prezinova. Per Lucca, Totto, Vojtia, Harmon, Pedersen e Crippa. In attacco la formazione ospite, che appunto, come si diceva, con Harmon ha messo a segno il primo canestro. E sempre con Harmon realizza il punto del 4-0. Grande Jill Harmon in questo avvio. Palla ora che rimane in attacco del Lavezzini sull'ultimo tocco in difesa da parte di Lucca. 4-0 per la formazione ospite, frutto di 4 punti realizzati tutti da Harmon. Rimessa effettuata da Clark, brutta rimessa e palla persa, sanguinosa, su cui in contropiede Dotto a realizzare. Ora c'è un'altra colossale dormita dell'Avezzini con il tiro e l'altro canestro realizzato da Vojta. Tremendo parziale per il Lavezzini, sotto 8-0. Peggio di così non si poteva iniziare. Lavezzini completamente fuori dalla partita. Lavezzini quest'anno ci ha abituato ad alti e bassi impressionanti. Dopo la vittoria anche contro il pronostico della settimana scorsa, dopo una partita veramente da manuale con una squadra che è stata concentrata, attenta, efficacissima dal primo all'ultimo secondo, quest'oggi Lavezzini ha iniziato nel peggiore dei modi, andandosi a prendere i canestri di Harmon fin qui ci sta, mandando anche a perdere quelle palle perse, quelle palle vaganti, mortifere, che la squadra di Lucca, che ha iniziato come ci si attendeva del resto estremamente aggressiva, ha messo a segno, lasciando in pratica iniziare la partita. Lavezzini ancora in attacco non l'ha iniziata, se si esclude un tiro sbagliato di Ugoca. Al di là di quello, Lavezzini non ha ancora giocato in attacco, soltanto subito, soltanto perso palloni. Ha iniziato nel modo peggiore questa partita, che si sapeva difficile, il pronostico è tutto dall'altra parte, però il Lavezzini deve dare la dimostrazione che la vera squadra di Parma è quella stupenda squadra che abbiamo visto la settimana scorsa. E vediamo già la difesa di Lucca, la ben nota per Parma difesa di Lucca, iniziare a tentare di imbrigliare l'attacco parmense. Clark dalla grandissima, fortuna estrema, sfortuna estrema. C'è Ugoca che cattura il rimbalzo, Zara avrebbe spazio, non se la sente, Spreafico si butta dentro e va a sbagliare nuovamente, sempre a zero il Lavezzini. Condotto per Lucca, che supera la metà campo in velocità contro Clark, si butta dentro Dotto, va a tirare, va a segno. Ancora una volta troppo morbida la difesa del Lavezzini. 10-0, parziale mortificante per il Lavezzini dopo 2 minuti di gioco, con il Lavezzini che ancora non ha realizzato un solo punto. Prezinova ribalta per Spreafico, che ha spazio da tre, va a tirare, va a sbagliare ancora, rimbalzo catturato ancora da Lucca con Dotto che subisce il fallo di Francesca Zara. Peggio di così non poteva davvero iniziare, si siede in panchina anche Procaccini. 10-0 per la formazione ospita, si incarica della rimessa a Crippa per Dotto, va al tiro rapido da due, Dotto va ancora a segno. 12-0, continua il break a favore di Lucca, con dall'altra parte Ugoca, cerca iniziativa personale contro Harmon. Ugoca, tiro di Ugoca, il canestro di Ugoca, primo canestro da partita per il Lavezzini. 12-2 per Lucca, con la formazione toscana che torna in attacco. Crippa dentro per Vojta,
ancora Vojta contro Sprefico, va a tirare, va a sbagliare, recupera però il rimbalzo Dotto, che poi va a tirare, va ancora a sbagliare, altro rimbalzo però di Dotto, che riapre per Armon, che va a tirare, va questa volta a sbagliare, e c'è il fallo fischiato alla numero 9 Sprefico, quindi fallo fischiato alla difesa dell'Avezzini, mentre entra De Pretto ed esce Clark, rimessa quindi in zona d'attacco per Lucca. Se pensavate a un brutto inizio per la squadra di Parma, sicuramente non vi sareste però immaginato un inizio di partita in questo modo. Nella precedente azione, quella che ancora non è finita, Lucca ha conquistato due rimbalzi in attacco consecutivi con due fra le sue giocatrici più piccole. Sbaglia Lucca per tre volte, unico segnale positivo per Parma, che lancia e conclude stavolta nel modo migliore, da Zara a Sprefico. Sprefico, molto difficile la ricezione, non certo facile la conclusione in velocità, però c'è riuscita. 12-4 con il Lavezzini, che dà qualche segnale di voler iniziare davvero a giocare la partita. Sto osservando la difesa del Lavezzini, mi sembra che sia passata uomo, non ha fortuna la squadra di Parma in questa occasione. Crippa, anche lei, scrive il suo primo canestro a referto. Vedete gli effetti di una difesa durissima come tradizionalmente è quella di Lucca, e Lavezzini risponde con il canestro di Prezinova, il primo suo, 12-6 il vantaggio Lucca. Con il Lucca che torna in attacco, Armon per Pedersen. Dotto si butta dentro, va al tiro, Dotto a sbagliare, rimbalzo catturato da Prezinova, e va però poi a perdere il pallone Zara. Fortuna per il Lavezzini, che Crippa non riesce a tenerlo in campo. Palla che torna quindi nelle mani del Lavezzini, esce intanto Sprefico e rientra Clark. Quindi Lavezzini sotto 14-6 dopo un pessimo avvio che ha portato Lucca avanti 12-0 addirittura. Ora Lavezzini cerca di rientrare in partita con Brezinova, che va alla rimessa per Clark. Ancora Clark in palleggio, supera la metà campo, Zara dentro ancora per Clark, che va poi a farsi sporcare il passaggio da Crippa. Rimane però in zona d'attacco il Lavezzini con 13 secondi per andare al tiro. Va a incaricarsi la rimessa proprio Clark, lungo per Zara, ancora Zara, e va un passaggio molto azzardato recuperato da Crippa. Ancora Crippa in palleggio, va a superare la metà campo in velocità contro Ugoca, si butta dentro Crippa, va a sbagliare, il rimbalzo è catturato da Ugoca, che riapre per De Pretto, e poi c'è il fallo di Pedersen, anzi, su De Pretto. Rimessa per il Lavezzini a metà campo. È durissima, è una battaglia, ce lo si attendeva, pressing tutto campo della formazione ospite. Il Lavezzini, verificheremo, ma mi pare che si sia rifugiato in zona per evitare duelli individuali troppo difficili. Vediamo se Lavezzini riuscirà a costruire una circolazione di palla degna di questo nome. Zara riceve da Clark, primo canestro, primo tiro, primo canestro per Francesca Zara. Siamo arrivati a metà di questo primo quarto dopo un inizio davvero devastante. Il Lavezzini riduce il margine 14-8 per la formazione ospite, che dopo un inizio in cui ha saputo approfittare delle incertezze, e chiamarle incertezze poco, del Lavezzini. Ora il Lucca fa un pochettino più di fatica in attacco, da molti problemi alla squadra di Parma in difesa. Sarà rimessa in attacco individuale Lavezzini. Armon marcata da Ugoca, semigancio vincente di Armon, la migliore fino a questo punto per la formazione ospite. 6 punti segnati, risponde Lavezzini con Ugoca, chiusa Zara, ancora Ugoca, ancora chiusa, raddoppio su di lei, Zara, Brezinova dalla grandissima, va a sbagliare, e poi si lotta sotto i tabelloni. Sarà rimessa Lavezzini, rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini sull'ultimo tocco della difesa di Lucca. 14 secondi per andare al tiro per la formazione di casa con
Brezinova che va alla rimessa, esce De Pretto, trovata bene sotto canestro, Zara va a segno, il Lavezzini rimane a meno 6, 16-10 per Lucca. Ora spazio da 3 Crippa che va a segnare, persa completamente dalla difesa del Lavezzini, 19-10 per la formazione ospite. Con il tiro di De Pretto c'è il fallo su di lei commesso dalla numero 14 Crippa, è il primo fallo per Crippa, ci saranno due tiri liberi per De Pretto perché era in fase di tiro, infatti due tiri liberi per De Pretto. 19-10 il punteggio per Lucca che continua a cavalcare quel vantaggio iniziale di 12 punti. Sbaglia il primo De Pretto. Segna invece il secondo, 19-11 per Lucca, 4 minuti e 20 al termine del primo quarto. Sempre 8 punti da recuperare per la squadra di casa, difesa, difesa, urla il pubblico ed ha ragione. Gioco con blocco di Pedersen, perdotto che serve Pedersen, da manuale il gioco a 2 di Lucca. Primo canestro anche per Pedersen, Brezinova riesce a difendere il pallone, inizia l'azione manovrata della squadra di Parma con Zara che ha spazio dalla distanza. Zara, è la sua giornata anche al tiro, 7 punti per Zara, 21-14 la risposta. Lucca inarrestabile, l'attacco della formazione ospite. Vojta, 4 punti per lei e in contropiede va a segnare Clark. Tantissimi punti fino a questo momento, Crippa ancora da 2, ancora a segno, si segna da una parte e dall'altra, però il Lavezzini 25 punti concessi in neanche 7 minuti di gioco in questo primo quarto, sono davvero troppi. E ora l'arbitro chiama una palla a 2, palla che rimane nelle mani del Lavezzini, 17 secondi per andare al tiro, 25-16 per Lucca con 3 minuti poco più da giocare di questo primo quarto. Rimessa effettuata per De Pretto che va a segno, 25-18. Lavezzini deve assolutamente migliorare in difesa perché in attacco la squadra sta trovando canestri. Con Procaccini che ha chiamato in campo Marangoni, va ora un tiro molto improbabile la formazione ospite che va a sbagliare, ma c'è poi a rimbalzo il fallo fischiato alla numero Sofia Marangoni. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per Lucca, ora cambia le file di Lucca, entra la numero 7 Templari ed esce la numero 14 Crippa. Rimessa ora effettuata da Vojta per Pedersen, ancora Pedersen per il tiro sbagliato da Vojta, recupera il rimbalzo Clark, torna in attacco Lavezzini sul meno 7, 25-18, trovata Ugoka dentro per De Pretto, tiro di De Pretto, l'errore di De Pretto, rimbalzo catturato da Lucca che prova a ripartire in velocità con Harmon, ancora Harmon non trova nessuna compagna, passa ora il pallone ad Otto, difficile ricezione per lei, ancora ad Otto, si butta dentro contro, è incredibile, qui sinceramente mi sembrava canestro valido perché effettivamente era in fase di tiro Otto, probabilmente gli arbitri non sono dello stesso avviso. 25-18 il punteggio per Lucca che andrà in lunetta. C'è una folta rappresentanza, è la prima volta che succede qui al Palacciti per una formazione ospite, c'è una folta rappresentanza, dicevo, di Lucca che si è alzata in piedi protestando, anche a mio avviso probabilmente il canestro era da convalidare, ma forse non cambierà molto perché difficilmente Dotto sbaglierà questi tiri liberi. 25-18, sono sempre 7 i punti di vantaggio per Lucca, ho sbagliato la previsione. 25-18 era
26 a 18, diventa adesso con il terzo punto, il quinto punto anzi di Dotto. La rimessa consegnata comunque a Lavezzini, sempre difesa aggressiva, press tutto campo per Lucca, ce lo si attendeva, quindi penso che in settimana l'allenamento della squadra di Parma sia stato ammirato soprattutto a saltare queste cose. Si abbassa notevolmente la statura di Lucca, lascia Pedersen, entra Reggiani, si riparte 2-13 a chiudere il primo quarto, 26-18 in favore di Lucca. Due minuti al termine del primo quarto, Lavezzini in attacco con Ugoka per Clark, si butta dentro Clark, va in sottomano a sbagliare ma recupera il rimbalzo Ugoka che va a segno per il meno 6 Lavezzini, 26-20 per la formazione ospite con Harmon. Harmon contro Giorgi, apre per il tiro da due, l'errore di Vojta, rimbalzo però di Harmon, c'è su Harmon il fallo di Giorgi. Canestro di Harmon e ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo. 28-20, sono già 6 punti per Harmon. Ora cambio ancora nel file di Lucca, esce Dotto e rientra Vojta. Harmon sicuramente la più lineare, la più positiva nelle file della formazione ospite, che comunque sta giocando una buonissima partita. Per me sono 9 punti di Harmon fino a questo momento. Marangoni, difficile compito di portare palla, salta il raddoppio Marangoni, 1-34 intanto per chiudere il primo quarto, blocco per lei, depretto per Ugoka, allo spazio Ugoka, è sfortunata anche in questa occasione, si lancia Harmon marcata da Marangoni, fallo di Marangoni che stava cercando di tener testa all'avversaria che pure aveva il problema di avere lei fra le mani il pallone. Alla fine c'è stato il contatto, ineccepibile la decisione degli arbitri che fino a questo momento hanno commesso forse un errore a favore di Lucca, ma sarà molto importante la decisione arbitrale, saranno molto importanti le decisioni arbitrali quando una squadra difende così forte. Intanto c'è però il rimbalzo di Pedersen, protesta la panchina per un possibile fallo di Ugoka. Depretto è molto brava a trovare l'equilibrio e a chiudere questo contropiede molto buono della Vezzini. 5 punti per Depretto, 29-22, ma sono sempre 7 i punti. Entriamo nell'ultimo minuto con Templari in attacco per Lucca, apre per Vojta, c'è il fallo fischiato alla difesa della Vezzini, credo Ugoka, sì, infatti il fallo è di Ugoka, il primo fallo, ci saranno 2 tiri liberi per Templari, sesto fallo di squadra per il anzi il settimo fallo di squadra per il Lavezzini, Lucca ne ha soltanto 2. Va a segno Templari con l'aiuto del ferro. Sbaglia invece il secondo, l'ultimo tocca rimbalzo di Pedersen e rimessa a favore del Lavezzini. 30-22 il punteggio in favore della formazione ospite. Va a effettuare la rimessa in difesa Lavezzini con Clark, ancora Clark in palleggio, apre lungo per Depretto. Depretto va al tiro e va a segno Depretto per il meno 6, 30-24, Lavezzini a meno 6 con ancora 35 secondi da giocare. Reggiani in palleggio, ancora Reggiani, non ha costruito ancora nulla Lucca, ora prova il passaggio sotto per Pedersen, c'è su Pedersen il fallo di Giorgi, è il secondo fallo di Giorgi, 2 tiri liberi ancora per Pedersen che non ha neanche ancora segnato fino a questo momento e sono già 8 falli di squadra per i Lavezzini, davvero tanti. Lavezzini poi avrà un'ultima azione d'attacco, corto il tiro libero di Pedersen, fortuna per i Lavezzini che nei tiri liberi Lucca stia sbagliando molto. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Ugoka, quindi 0 su 2 prima per Harmon, ora per Pedersen che rimane ancora a 0 punti personali. Lavezzini che torna in attacco con Marangoni,
Marangoni in palleggio, si butta dentro, apre per Clark, ancora Clark cerca di fare tutto da sola, si butta dentro Clark, va a tirare, va a subire l'intervento falloso della difesa di Lucca e ci saranno due tiri liberi per lei a 5 secondi dal termine del primo quarto. C'è da dire che con la partenza shock di 12-0 per Lucca, chiudere questo primo quarto sotto di 5 punti non sarebbe assolutamente male, addirittura 4 se Clark dovesse realizzare entrambi i tiri liberi. Segna il primo e quindi meno 5 per i Lavezzini, 30-25 Lucca. Segna anche il secondo, 30-26. Vediamo l'ultima azione d'attacco, per 5 secondi Lucca per andare al tiro. Prova a fare tutto da sola Reggiani, che va a tirare e va a non trovare neanche il ferro. Finisce qua il primo quarto con Lucca avanti, 30-26, punteggio davvero molto alto. Tutto sommato è andata abbastanza bene così. Lavezzini a meno 4, 30-26, dopo un inizio totalmente in blackout con, è vero, i primi due canestri di Harmon, la conosciamo, c'era poco da fare, ma anche con due palle perse che trasformate a canestro e poi ancora la pressione di Lucca sulla quale all'inizio non si erano prese le misure. Una cosa mi verrebbe da dire, che Lavezzini comunque si è preparato sulla difesa avversaria, perché per tre volte sfruttando se possiamo dire anche l'eccessiva marcatura in anticipo, per tre volte, una volta con Zara, altre volte l'ultima con De Pretto, che quando tutta la squadra avversaria pressava si è lanciata in avanti ed è stata trascurata dal pressing della difesa di Lucca. Cioè Lavezzini, rendendosi conto che era molto difficile saltare il pressing avversario, ma anche che le avversarie erano troppo concentrate sul pressing, ha provato a rispondere lanciando giocatrici in avanti o sotto canestro, in modo che la difesa venisse totalmente saltata da passaggi lunghi. È successo tre volte ed è una dimostrazione che Lavezzini ha provato, ha cercato questa contromossa per evitare i problemi che la difesa di Lucca ha sempre dato alla squadra di Parma. Sono arrivati dei numeri: 58% al tiro, i Lavezzini, incredibile a dirsi, ma è così, ha la percentuale migliore, 11 su 19 con 1 su 4 da 3 punti. Dall'altra parte 54%, percentuale leggermente inferiore, Lavezzini qualche rimbalzo in meno, 10 contro i 12 delle avversarie. E per quanto riguarda le prestazioni, sicuramente a mio avviso la migliore era Harmon, anche Dotto non si è comportata affatto male. Si riparte, 30-26, il Lavezzini ha 4 punti da recuperare. Pedersen sotto canestro, va a tirare corto, rimbalzo toccato per ultimo dalla difesa del Lavezzini. Rimangono ancora 14 secondi per andare al tiro per Lucca, ma il Lavezzini rimane in possesso con il tiro da due di Reggiani, che non trova neanche il ferro. Palla recuperata da Lavezzini, che prova a ripartire in velocità con Marangoni. De Pretto, Clark dentro per Ugoka. Ugoka trova benissimo De Pretto sotto canestro ed è il meno 2 per il Lavezzini, che ha del tutto recuperato ormai il passivo iniziale di meno 12. Ora dall'altra parte Harmon per Reggiani, ancora Reggiani si butta dentro, apre per Templari. Templari in palleggio, va un tiro molto forzato corto, rimbalzo catturato da Clark, recupera però il possesso Lucca con Vojta. Dentro per Pedersen, che si fa largo, va a tirare, va ancora a sbagliare, poi c'è la palla contesa che per il possesso alternato premia il Lavezzini. Cambio ora per Lucca, esce Reggiani, rientra Dotto. Lavezzini ora alla palla del possibile pareggio, se non addirittura del sorpasso in caso di realizzazione da tre punti.
Lavezzini che ha ricucito lo strappo iniziale. Ora l'arbitro va a dire qualcosa a Diamanti, sicuramente allenatore focoso e non particolarmente amato qui a Parma, con il Lavezzini che torna in attacco con Clark, ancora Clark in palleggio. Ugoka dentro per Marangoni, brutto passaggio questo di Ugoka per Marangoni, palla persa dall'Avezzini, applaude ugualmente Procaccini. Qui sicuramente è piaciuta la reazione della squadra dopo il pesante avvio. Sempre punteggio di 30-28 per Lucca. Lucca in attacco ora con Templari, ancora Templari in possesso di palla per Harmon. Dotto, ancora Dotto si butta dentro, va al passaggio dentro per il canestro realizzato da Vojta. E Lucca va a 32 punti contro i 28 dell'Avezzini che torna in attacco. Molto bello il canestro di Vojta nell'Avezzini, è giusto dirlo, è la prima volta che succede. Miglior marcatrice è De Pretto, una ragazza che viene dalla Serie A2, che progressivamente ha acquistato sempre maggior sicurezza, maggior fiducia, e oggi sta giocando una buonissima partita. Esagera Vojta stavolta. Lavezzini si era portato a meno 2, ora è a meno 4, 32-28. Clark forza la conclusione, sarà rimessa Lavezzini. Proteste stavolta della squadra di Parma, c'è stato abbastanza nervosismo in precedenza nella panchina ospite per un paio di decisioni degli arbitri. Clark che riceve, c'è il blocco di Brezinova, Clark tenta ugualmente un tiro forse difficile. Brezinova che è una giocatrice abituata a commettere falli, troppi falli, stavolta va a buttar via proprio un fallo in attacco completamente inutile, quindi verrà sostituita. Intanto il Lavezzini recupera palla sfruttando una clamorosa incertezza della rimessa ospite, recupera Marangoni, va a segnare il suo sesto punto Clark. Il Lavezzini non si arrende, ma nemmeno demorde la formazione ospite, che con Dotto segna il suo settimo punto, 34-30, di nuovo l'attacco Lavezzini. Dotto sta facendo veramente male alla difesa del Lavezzini, 12 punti per lei. Con Lucca che è tornata più 4, 34-30, ora De Pretto va all'arresto, tiro stoppata, rimbalzo catturato dalla formazione ospite che vola via in contrapiede, ancora condotto, che va però a sbagliare, va poi a recuperare il rimbalzo in modo falloso su Clark, c'è perdotto il primo fallo, soltanto terzo fallo di squadra per Lucca in un quarto e mezzo. E primo di questo secondo quarto, ora rientra Spreafico, vedremo se entrerà meglio in partita rispetto a quanto non fatto in avvio. Diciamo che in effetti c'è una buona sproporzione nei falli fischiati, il Lavezzini ne ha già 10 fischiati a suo sfavore, mentre Lucca soltanto 3. E questo è il motivo per cui il pubblico di casa del Lavezzini si sta un po' lamentando con gli arbitri. Ora 6 minuti e mezzo al termine del secondo quarto con Marangoni che prova la tripla corta, rimbalzo lungo catturato da Dotto che va poi in velocità, apre per Harmon dall'angolo, tiro di Harmon, l'errore, il rimbalzo catturato però da Pedersen e quindi extra possesso per il Lavezzini con Dotto che si butta dentro, apre, un altro errore di Dotto e questa volta c'è il fallo fischiato alla difesa del Lavezzini, due tiri liberi per Lucca con un doppio cambio nelle file Lavezzini, entreranno Zara e Ugoka ed usciranno Marangoni e Brezinova. È arrivata al terzo fallo Brezinova quando siamo soltanto al quarto minuto del secondo quarto. Brezinova ha buttato poc'anzi via un fallo in attacco totalmente assurdo, la giocatrice è molto giovane, inesperienza allo stato puro questo fallo commesso. Intanto c'è Pedersen in lunezza che non sbaglia i tiri liberi, le percentuali dalla lunetta fino a questo momento
di Lucca sono assurde, solo con questi tiri liberi è arrivata 5 su 11, era 3 su 9 poc'anzi. Intanto c'è lo spazio per Crippa, che però invece serve Pedersen, arriva una brutta palla a Templari che forza la conclusione, palla 2 per l'arbitro, perché evidentemente non è riuscito a comprendere chi fra Ugoca e Armon fosse stata l'ultima a toccare palla. Vabbè, onestà intellettuale se non altro. Pedersen chiusa da Giorgi, forza ugualmente la conclusione e sbaglia, era riuscita a saltare in tutta scioltezza il suo difensore, poi Clark dalla grandissima, canestro di 3 punti di Jill Clark, 9 punti per lei. Lavezzini è tornato a meno 3, 36 a 33. Grande scarico di Dotto per Pedersen, Giorgi abbatte il braccio di Pedersen, netto fallo, già il terzo fallo di Giorgi, ora entra in campo De Pretto ed esce proprio Giorgi, perché effettivamente Procaccini ha con 3 falli Brezinov e Giorgi, quindi il pacchetto delle lunghe è gravato da molti falli. Ora probabilmente Ugoca farà praticamente la numero 5. Pedersen realizza il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo catturato dal Lavezzini con Ugoca che riapre per Zara. Ancora Zara per De Pretto, Spreafico. Servono anche i punti di Spreafico ora. Zara. Ora Zara dentro per Ugoca che viene trovata, va però a sbagliare, poi su Ugoca c'è il fallo fischiato a numero 12 Armon. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini con il time out chiamato da Diamanti, 5 minuti esatti alla fine del secondo quarto, 37 Lucca, 33 Lavezzini. Si trovano a occhi chiusi Zara e Ugoca, che erano compagne di squadra lo scorso anno e si sono ritrovate a Parma. Il Lavezzini sta tenendo il campo, ci aveva preoccupato da parte parmense il pessimo inizio, in effetti dopo lo shock dello 0-12 il Lavezzini ha progressivamente rimontato, non riesce a erodere il margine dei 2-3-4 punti nei quali si trova. Fino a questo momento per i Lavezzini migliore realizzatrice De Pretto e Clark, poi 2 punti Brezinova, 2 punti Spreafico, 4 Ugoca e 7 Zara, quindi prova complessivamente buona del collettivo in attacco della formazione parmense, che comunque quest'oggi sembra non soffrire esageratamente come invece in passato era accaduto. La difesa messa in campo dal coach Diamanti della formazione ospite, dall'altra parte Dotto è quella che forse ha dato più fastidio, Armon un ottimo inizio, Crippa pure lei ha segnato, 7 punti per ciascuna e 5 punti Pedersen, anzi correggo, era giusto il mio conteggio iniziale, Armon 9 punti segnati, rimessa in attacco Ravezzini, era e rimane. Dopo l'intercetto non riuscito, 4:54 a chiudere il secondo quarto con l'attacco Lavezzini, circolazione di palla, tentativo da 3 punti. Volevo guardare meglio la difesa ospite che mi sembra schierata in zona, va a tirare e sbagliare questo attacco. Gran rimbalzo di Ugoca e grande apertura di Zara per Spreafico. E Lavezzini vola a meno 2, 37 a 35 per Lucca, con il Jason Gas che torna in attacco con Crippa, trovata dentro Dotto, altra dormita del Lavezzini che perde ancora una volta Dotto, 14 punti per lei, troppo spazio concesso al numero 8 di Lucca,
Ora Zara dall'altra parte per il Lavezzini, spray a fico per Clark, ancora Zara dentro per Ugoca, troppo rapido il gioco, 2. Ultimo tocco della difesa di Lucca, 4 secondi per andare al tiro per il Lavezzini. Procaccini chiede a Zara di tirare in quella circostanza, ora spray a fico che prova il tiro rapido da 3, va a sbagliare, rimbalzo strappato da Harmon a Clark, che prova a ripartire in velocità Lucca con Harmon che va a tirare, va a segnare un gran canestro, 41-35, torna più 6 Lucca con un mini break di 4-0, 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo con Zara, Clark, ancora Zara per spray a fico, 10 secondi soltanto per andare al tiro, spray a fico deve concludere velocemente, va a segno spray a fico con un tiro assolutamente fuori ritmo, 41-37, Lavezzini rimane assolutamente a contatto, meno 4. Sempre meno 4 fra queste due squadre, sta comunque giocando bene il Lavezzini, che si sta facendo per certi aspetti perdonare il pessimo inizio, però intanto Harmon continua a imperversare, era già in doppia cifra la prima, in doppia cifra della partita, ora 13 punti per Harmon, che avrà anche la possibilità di fruire di un tiro libero. Partita che dopo quel blackout iniziale da parte Parma è stata sempre assolutamente equilibrata, e Lavezzini pian piano ha costruito la sua rimonta, ma quando è arrivata a 4 punti poi non ce l'ha fatta più a risalire ulteriormente. Una buona prova comunque in attacco del Lavezzini, che anche in questo momento, va ricordato, sta giocando senza le due pivot titolari, Giorgi, che in realtà è il sostituto di Brezinova, entrambe le uniche due pivot diciamo disponibili, Giorgi e Brezinova entrambi in panchina a titolo prudenziale perché hanno 3 falli a carico, in pratica Depretto e Ugoca vengono schierati in un ruolo che non è sicuramente loro. Da parte ospite, da parte Lucca, le giocatrici che hanno dato più fastidio alla squadra di Parma sono appunto Harmon e Dotto, per Harmon 13 punti, per Dotto 9, sono loro che si alternano a condurre la prestazione offensiva della formazione in maglia rossa. I Lavezzini in questo momento ha in campo Zara, Ugoca, che si stanno consultando sul da farsi, Clark, Spreafico e Depretto, in pratica è il quintetto partenza con la sola variante della sostituzione di un'ottima Depretto quest'oggi rispetto a Brezinova, continua a sbagliare tiri liberi in quantità industriale la squadra di Lucca. Attenzione a Dotto che si butta dentro, slalom, conclusione anche bella se vogliamo, ma molto difficile, slalom di Zara che serve Spreafico, si riparte con l'azione manovrata, poi si butta dentro Spreafico, una conclusione impossibile che se vogliamo non è neanche esattamente nelle sue corde e che riporta i Lavezzini a un margine che rimane poi sempre quello. Dopo il canestro di Armo, la risposta rapidissima del Lavezzini con Clark, la donna dei canestri impossibili, sempre lei, doppia cifra per Clark, 11 punti. 45-41, stiamo comunque assistendo a una bellissima partita, si segna molto, una media, e qui c'è il fallo fischiato alla difesa del Lavezzini, era veramente al limite perché si sono dati sportellate Vojta e Spreafico, l'arbitro premia Vojta dando il fallo a Spreafico. Certo è che il pubblico di Parma non può essere effettivamente contento, 14 falli fischiati contro Lavezzini e 4 soltanto contro Lucca, non vorremmo davvero sembrare di parte ma questi sono i dati oggettivi e sinceramente non ci sembra che la difesa del Lavezzini sia tanto più fallosa rispetto a quella di Lucca, fatto sta che i numeri sono questi, Lucca ora in lunetta e può andare ancora a segno con 2 su 2 di Vojta, 47-41, si
si torna in attacco per i Lavezzini con 2 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo, con Zara in palleggio. Zara ancora lei in possesso di palla, cerca di sfruttare il blocco molto alto di Ugoka, ancora Zara per De Pretto, solo 6 secondi per tirare, dovrà andare alla conclusione forzata. De Pretto va a sbagliare, rimbalzo catturato da Lucca con Pedersen che riapre a Dotte, attenzione al contropiede con il canestro realizzato ancora da Vojta, va anche lei a quota 10, già 3 giocatrici in doppia cifra per Lucca, sono Dotto, Vojta e Armon. 1 minuto e mezzo alla fine, 49-41, Lucca trova un massimo, cioè un nuovo vantaggio buono di 8 punti, fa allora fischiato in difesa Crippa su Goca e ci sarà la rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini. Ora per Crippa il secondo fallo e presumibilmente uscirà proprio Crippa per entrare al suo posto Reggiani con il time out, ora chiamato ancora da Diamanti. È il problema dei falli, il Lavezzini lo sta pagando duramente, per questo abbiamo recriminato a lungo su quell'inutile fallo in attacco commesso da Brezinova, il suo secondo fallo in una partita in cui bisognava stare veramente attenti. Adesso i Lavezzini con 3 falli, ha in panchina Brezinova, ha in panchina Giorgi e ha in panchina Spreafico, quindi 2 armi importantissime, e dall'uscita di queste 3 il Lavezzini è tornato a fare fatica, è tornato in ritardo, 49 Lucca, 41 Lavezzini, quando mancano 1:25 al termine di questo secondo quarto, un secondo quarto giocato bene dalla squadra di Parma che ha messo in forte difficoltà Lucca fino a qualche minuto fa, poi la risposta di Lucca con alcune azioni in velocità, il punteggio in effetti è molto alto, non si è ancora chiuso il secondo quarto, siamo sul 49-41, squadre che giocano duro, squadre che puntano molto sulla velocità, anche la velocità è l'arma scelta da Lavezzini per saltare una difesa che ha sempre dato problemi. C'è da dire che se nel primo quarto è stato alla panchina il pubblico di Lucca a lamentarsi di alcune scelte arbitrali, in questo secondo quarto le lamentele sono tutte della squadra di Parma per l'alto numero di falli fischiati, non del tutto giustificati e giustificabili. Marangoni cerca l'uno contro uno, poi vede che è chiusa, scarica per De Pretto, chiusa, pesta la linea di fondo ed è andata anche abbastanza bene così, perché c'era il rischio anche che ravvisassero che di quasi uno sfondamento per avere un po' troppo forzato il tentativo di passare in quella zona del campo. Lavezzini adesso è in crisi di idee in attacco, è in crisi di centimetri, è obiettivamente in difficoltà. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di questo secondo quarto. Con il canestro che va fuori di Vojta, rimbalzo offensivo però catturato da Reggiani, quindi extra possesso per Lucca, ancora con Vojta contro De Pretto, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Ugoka e prova a ripartire ora in velocità il Lavezzini con Zara, 45 secondi all'intervallo lungo, con ancora Zara in possesso di palla, pasticcia Zara e poi dopo c'è Dotto che vola in contropiede a realizzare il suo 16° punto e Lucca torna a più 10, 51-41, parziale di 8-0 per la formazione ospite, con il Lavezzini in attacco con Ugoka, Marangoni, De Pretto, prova la conclusione da 3, va a segno De Pretto da 3 punti ed è il 14° punto per De Pretto, davvero eccezionale la sua prestazione. Reggiani in possesso di palla, si butta dentro, va a farsi rubare il pallone, prova Zara al tiro dell'Ave Maria che va fuori, finisce così il primo tempo sul punteggio di Lucca 51, Lavezzini 44. Intervallo lungo. Parma del Trento, Brezzinova, Zara, Clark, Ugoka,
Si riparte il Lavezzini delle sue lunghe, rischia Brezinova, in panchina invece ancora Giorgi e Spirafico, anche loro come Brezinova, tre falli a carico, qualche numero. Il Lavezzini ha tirato meglio, 53% al tiro, con un 6 su 9 di Sprafico, un 3 su 4 di Zara, un 4 su 8, scusate, un 6 su 9 di De Pretto e un 4 su 8 di Sprafico. Però il Lavezzini ha perso in quel sciagurato inizio 8 palloni, due sole palle perse per la formazione ospite. Intanto ha segnato nuovamente Lucca, il margine ora è tornato più pesante, 53-44. Il Lavezzini era arrivato a meno 2 quando aveva espresso il suo massimo sforzo per la formazione ospite. Dotto e Armon nettamente su tutte. Eccola qui Armon che si gira e trova una conclusione davvero molto difficile, e molto difficile diventa ora la situazione per il Lavezzini. Meno 11, 55-44. Lucca, si è aperto come si era aperto anche il avvio di partita del primo quarto per il Lavezzini, con un'altra palla difficile da recuperare. De Pretto la tiene in campo ma favorisce così l'intervento di Armon che va a sbagliare, ma su di lei c'è l'intervento falloso della difesa Lavezzini. Ci saranno due tiri liberi per Armon. Scusate, Clark, il fallo, il primo fallo per lei, due tiri liberi per Armon, 17 punti già per lei. Armon si conferma la miglior giocatrice di questo campionato. Segna il primo. Segna anche il secondo, 2 su 2 per lei. E Lavezzini ora 13 punti da recuperare, massimo vantaggio per Lucca che aveva avuto il massimo vantaggio all'inizio della partita sul 12-0. Lavezzini non è rientrato ancora bene in campo in questa ripresa con l'errore da 3 punti di De Pretto, e Lucca che torna in attacco con Crippa. Dotto, ora Dotto in palleggio, apre per Pedersen contro Ugoka, va Pedersen al tiro e va a segno, e time out obbligato per Procaccini, che sul break di 8-0 per Lucca chiama il time out. Stesso identico avvio di partita in questo terzo quarto, Lavezzini aveva iniziato la partita sotto 12-0 e fino a questo momento, inizio del terzo quarto, dice 8-0 Lucca. Poi dopo bisognerà capire come mai Lavezzini in tutti e due i frangenti, il rientro dagli spogliatoi, è entrato con questo atteggiamento così remissivo. È successo anche se con modalità tecniche diverse, quelle che più o meno era accaduto all'inizio di partita, un Lavezzini che entra in campo molle, quasi rassegnato. Lavezzini che pure aveva mostrato fra il secondo e il terzo quarto una evidente capacità di reazione, aveva fatto buonissime cose in attacco, ripeto, le percentuali Lavezzini alla chiusura dell'intervallo lungo erano migliori rispetto a quelli della formazione ospite, e adesso invece il Lavezzini è completamente sparito dal campo. Lucca ha fatto assolutamente tutto quello che voleva, è la ripetizione del pessimo inizio di partita. Il Lavezzini non è nuovo a blackout alternati a prestazioni buonissime, blackout che l'hanno portato a perdere più di una partita che probabilmente meritava un esito diverso. Qui la partita adesso è davvero difficile. Clark forza il tentativo, rimedia in parte bloccando il contropiede della formazione ospite, 59-44 il punteggio in favore di Lucca, che in questa fase dell'incontro è decisamente padrone del campo. Pedersen dentro per Vojta, Vojta va a subire l'intervento falloso di vediamo se Ugoka o Spreafico, e Ugoka, secondo fallo per Ugoka, soltanto 4 punti per lei
fino a questo momento mancano tantissimo i punti di Ugoka. Miglior marcatrice per il Lavezzini è De Pretto con 14 punti. Sbaglia entrambi i tiri liberi Vojta, recupera però il rimbalzo Armone, attenzione che Crippa spazio da tre, va a tirare, va a sbagliare, altro rimbalzo catturato da Pedersen e quindi extra possesso ancora per Lucca con Dotto. Ancora Dotto si butta dentro, prova il tiro da due punti, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Clark, prova a far ripartire in velocità il Lavezzini, si butta dentro Clark, va a tirare, va a sbagliare, recupera però il rimbalzo Zara e quindi ancora azione in attacco per il Lavezzini con Zara che apre per Brezino, va a tiro di Brezino da tre, l'errore, rimbalzo lungo catturato da Zara che prova a sua volta da tre punti e va a segnare. Francesca Zara è il decimo punto per lei con Armon dall'angolo, va a tirare, va a sbagliare, recupera il rimbalzo Brezinova, mantiene più 12 Lucca, 59-47, ancora Zara in palleggio, 6 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Zara non trova nessuna compagna libera e poi passano i 5 secondi per cercare il passaggio, palla persa da Lavezzini. Zara si lamenta con le sue compagne perché voleva che qualche sua compagna si liberasse. Lucca torna in attacco sul 59-47 in suo favore. Difesa zona Lavezzini in questa circostanza, chiamata dalla panchina. Crippa cerca lo spazio per Armon, c'è l'intercetto di Zara che si fa perdonare in questo modo l'errore nell'azione precedente. 59-47, sempre il punteggio, 12 punti da recuperare per la squadra di Parma che dopo il blackout iniziale in questo terzo quarto ha ripreso a giocare. Sprafico però si va a chiudere in angolo e non ho capito cosa volesse fare visto che il blocco in suo favore non aveva funzionato. Affannoso l'attacco delle ospiti, difesa zona in questa circostanza per il Lavezzini ed è veramente bella l'azione di Lucca che si è trovata ad occhi chiusi ed è riuscita a saltare la difesa della squadra di Parma. Protesta il pubblico di Lucca perché Zara ha cercato di liberarsi in qualche modo, un errore di Brezinova. C'è da dire che Zara è molto infastidita da una marcatura che considera ai limiti del regolamento, cerca di farsi spazio, le ragioni e i torti non sono tutte dalla stessa parte e qui adesso Crippa si fa segnare un fallo. Clark e Brezinova lasciano il campo, Brezinova deludente in questo suo ingresso in campo, al loro posto rientrano De Pretto e Giorgi. Fase difficile per la squadra di Parma e intanto l'arbitro ammonisce Diamanti non è nuovo a proteste anche clamorose, si lamentava per la spinta di Zara. Zara ha da lamentarsi a sua volta, si riparte con l'attacco. Allora fischiato in attacco all'attacco della formazione ospite, c'è quindi la palla che torna nelle mani dell'Avezzini, 61-47 per Lucca con la formazione ospite avanti di 14, 4 minuti e 50 alla fine del terzo quarto. Lavezzini che torna in attacco con Spreafico per De Pretto, Zara, ancora Zara in palleggio, raddoppiata e c'è la palla, anzi viene fischiato il fallo a Lucca, fallo fischiato al numero 10 Vojta, è il primo fallo per lei.
Rimessa ora in zona d'attacco per la palla però persa sulla rimessa dall'Avezzini con Crippa che torna in attacco per la formazione ospite. Harmon va a tirare, va a sbagliare, ma su di lei c'è stato in precedenza il fallo di Francesca Zara. Anzi no, no, il fallo di De Pretto, secondo fallo. Ora entra Marangoni ed esce Zara, mentre per quanto riguarda Lucca entra con il numero 4 Gatti, segna Harmon il primo tiro libero, già 22 i punti realizzati, segna anche il secondo, 23esimo punto per Harmon, 63-47 per Lucca, più 16, nuovo massimo vantaggio con l'Avezzini in attacco con Giorgi, De Pretto, Spreafico, ancora Spreafico in possesso di palla, 6 secondi soltanto per andare al tiro, prova la tripla, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Dotto e quindi palla che torna nelle mani di Lucca, 4 minuti al termine del terzo quarto, Lucca più di 16, 63-47, Gatti per Harmon, ancora Harmon, raddoppiata, apre per Crippa, Crippa passa a Vojta, sbaglia il passaggio, recupera Ugoka che apre per Marangoni, ancora Marangoni in palleggio per Ugoka, dentro per De Pretto, si palleggia sul piede De Pretto, palla persa dall'Avezzini che in questo secondo, in questo terzo quarto sta davvero facendo tantissima fatica in attacco, in 6 minuti e mezzo soltanto una tripla realizzata da Zara, davvero troppo poco per giocarsela con Lucca. Effettivamente disastrosa in questo terzo quarto la prestazione della squadra di Parma, che ha segnato, come si diceva, soltanto un canestro in 7 minuti di gioco. La difesa ospite ha accentuato la sua pressione estremamente aggressiva, avendo percepito le difficoltà della squadra di Parma. De Pretto chiusa, riesce a trovare lo spazio per Marangoni che va a realizzare il suo primo canestro della partita, 63-49. È ovviamente molto difficile, errore di Dotto nel passaggio troppo lungo per Harmon. Ci sarà il time out, è un terzo quarto in cui l'Avezzini, nel tentativo di rimontare, nella fretta di cercare di chiudere, stringere il margine, sta facendo molta confusione. La difesa ospite, come d'altra parte si sapeva, è estremamente difficile da saltare, estremamente aggressiva, anzi merito per il Lavezzini di essere riuscito a starsene in partita fino all'intervallo lungo. Poi c'è stato questo blackout offensivo che ha fatto il paio con il blackout di inizio partita, sono stati i due episodi che hanno condizionato e condizionano pesantemente la gara. Il Lavezzini ora è evidentemente in estrema difficoltà, ha di fronte a sé un compito quasi irrisolvibile, sono 14 punti di ritardo quando mancano 2:56 per chiudere il terzo quarto da parte di Lucca, 21 punti di Harmon, 15 di Dotto. Sono i due dati più significativi per le giocatrici che hanno condotto la partita della squadra in maglia rossa. E l'Avezzini adesso deve in qualche modo cercare di sbloccare la sua sterilità offensiva, e invece un errore di Marangoni che consente di chiudere, anzi no, che consente di fare il paio con un altro errore clamoroso in contropiede da parte della formazione ospite. Marangoni in possesso di palla sul più 16, Lucca 63-47.
9, anzi più 14, con il tiro di Spreafico forzato, poi c'è il fallo subito al rimbalzo dall'attacco del Lavezzini, fallo fischiato alla numero 10, credo, Vojta, è il secondo fallo per Vojta, rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini con 2 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto. Rimette il pallone Spreafico per Giorgi, Marangoni, ancora Marangoni dentro per Ugoca, Ugoca raddoppiata, apre per Giorgi che poi va al tocco veloce per nessuno, palla persa ancora dal Lavezzini, troppe palle perse, si rimane su 63-49 per le ospiti. Questo si chiama, quello che avete visto, si chiama paura della difesa avversaria, si chiama soffrire estremamente la marcatura della squadra che si ha di fronte. È stato sostituito Ugoca che, se la settimana scorsa era stata di gran lunga la migliore in campo, quest'oggi è mancata completamente al Lavezzini, che evidentemente da una partita estremamente opaca di Ugoca e di Brezinova, cioè delle giocatrici che più devono e possono farsi sentire sotto i tabelloni, intanto Marangoni si fa rubare palla e Lavezzini si prende anche l'umiliazione di questo contropiede 3 contro 0. Si lancia Marangoni in una impresa priva di qualunque senso, e Lavezzini è completamente nel caos. Mancano 1:31, arrivano i rinforzi perché Marangoni e Spreafico in questa fase hanno fatto poco nulla. Rientrano Zara e Clark. Il pubblico di Lucca sta protestando moltissimo per lo scontro poc'anzi di Marangoni con una giocatrice avversaria, ma non mi è sembrata gran cosa. Il Lavezzini sta sempre difendendo a zona. Errore al tiro per Lucca. Più 16 per Lucca, 65-49, 1 minuto e 10 al termine del terzo quarto. Fa allora fischiato a Vojta su Clark. Sarà ancora rimessa in zona d'attacco perché è il quarto fallo di squadra per Lucca. Si va a incaricare della rimessa stessa Clark. Clark trovata adesso sotto canestro, va a sbagliare. Saranno due tiri liberi però per lei perché Vojta commette il quarto fallo personale. Due tiri liberi per Clark. Quarto fallo Vojta. Doppio cambio per Lucca. Entrano Crippa e Reggiani ed escono Templari e Vojta. Mentre intanto Harmon è salita a 25 punti personali. Sbaglia il primo tiro libero Clark. Segna il secondo e va anche lei in doppia cifra. 10 punti come Zara, 14 sempre per De Pretto. 50 Lavezzini, 65 Lucca, più 15 per la squadra ospite con Gatti per Crippa, dentro per Harmon che va a tirare, va a sbagliare, recupera però rimbalza ancora Lucca e poi va a commettere infrazione di passi. Quindi palla che torna nelle mani del Lavezzini con la rimessa effettuata da De Pretto per Clark. Ancora Clark in palleggio, supera la metà campo, va Clark a aprire per Zara. Giorgi prova a tiro da due. Giorgi va a segno. Giorgi i primi due punti della sua partita. 30 secondi al termine del terzo quarto, 65 Lucca, 52 Lavezzini, meno 13 per il Lavezzini con Reggiani in attacco per Lucca. Gatti, Crippa, Dotto, a spazio da tre Dotto, va a tirare, va a sbagliare, rimbalzo lungo catturato da Clark che prova a ripartire in velocità contro Reggiani, va Clark a tirare, va a sbagliare, ma c'era l'infrazione di passi di Clark, quindi con 10 secondi dal termine Lucca avrà un ultimo tiro. Ingenuità di Clark che
era marcata in un certo modo, andando dritta sicuramente si sarebbe guadagnata almeno il fallo, voleva saltare invece il suo difensore. In Italia le regole sull'infrazione di passi sono molto più rigide di quanto non avviene in America. Clark si è abbastanza abituato, essendo il suo secondo anno in Italia, a questo regolamento, ma in questa occasione ha fatto la cosa sbagliata. Allora, è stato un terzo quarto davvero disastroso per i Lavezzini, completamente bloccati in attacco, e ha segnato 8 punti, eravamo con un passivo ancora accettabile al termine del secondo quarto, 51-44, dopo che nel secondo quarto i Lavezzini aveva praticamente completato la sua rimonta, una rimonta necessaria, iniziata dopo il parziale drammatico del 12-0. Altro parziale drammatico si è preso i Lavezzini all'inizio di questo terzo quarto, ha fatto una grandissima fatica, ha fatto molta confusione in attacco e ora si trova sul 65-52 con 13 punti da rimontare. Sentiamo le urla di Procaccini, che sta cercando di caricare al massimo la sua squadra per una cosa che obiettivamente sarà abbastanza difficile. Sono calate le percentuali della Lavezzini dal precedente 53%, che era davvero molto buono, sono scese al 48%, sono sempre comunque migliori delle percentuali di Lucca, che ha soltanto il 43%. C'è anche una clamorosa situazione dal punto di vista dei numeri di parità e rimbalzo, quello che ha fatto veramente la differenza, ed è una differenza grossa. Sono le 21 palle perse della Lavezzini contro le soltanto 7 palle perse di Lucca, e la differenza in questa partita dal punto di vista statistico, ma anche dal punto di vista di una lettura di quanto è successo, cioè le difficoltà in attacco della Lavezzini con le 21 palle perse, si spiegano davvero. Per quanto riguarda i punti, 25 punti Harmon con un buonissimo 63% al tiro, e con lei Dotto, che ha segnato 15 punti con un 47% al tiro. Da parte della Lavezzini, buone le percentuali al tiro, quello che davvero è mancato sono le palle perse e quindi la lettura in attacco del modo con cui affrontare la formazione ospite. Un'altra palla persa, la 25esima palla persa della Lavezzini, 5 palle perse da Zara, non è da lei per la giocatrice più esperta, sempre rifugiato in zona Lavezzini, si riparte con Lucca in attacco con Dotto. Harmon, il tiro di Harmon, l'errore, rimbalzo catturato da Brezinova, l'ultimo tocco viene assegnato sembrava nettamente di Gatti, infatti viene cambiata la rimessa, si scusa dell'errore l'arbitro e Lavezzini torna in attacco 67-52. Lavezzini comunque ha segnato soltanto 8 punti nel terzo quarto con Lucca in attacco con Zara, Brezinova per Zara, altra palla persa da Lavezzini, tantissime palle perse dalla squadra gialloblu con Harmon che subisce il quarto fallo di Giorgi. E ora doppio cambio nei Lavezzini, entrano Spreafico e Ugoca, escono Brezinova e Depretto. Nove falli di squadra commessi dal Lavezzini fino a questo momento. Crippa va all'arresto, tiro da due, canestro di Crippa, 69-52, più 17 per Lucca, 8 minuti e mezzo, e altra palla persa, la 28esima
28esima palla persa dalla Vezzini e poi fallo antisportivo fischiato a Clark. È il terzo fallo per Clark. Ci saranno due tiri liberi per Crippa. Che sbaglia il primo. Segna il secondo. 70-52 il punteggio per Lucca. Rimessa per la formazione toscana con Reggiani che rimette il pallone nelle mani di Dotto. Ancora Reggiani. Harmon, Crippa. Si butta dentro Crippa, va a tirare, va a segno e subisce anche il fallo di Zara. E anche per Crippa 12 punti, quindi doppia cifra anche per lei. E c'è il tiro libero aggiuntivo per lei, 72-52 più 20, nuovo massimo vantaggio per Lucca, time out per Lavezzini. Si diceva in apertura di partita proprio che si sarebbe temuta la difesa di Lucca, che tradizionalmente ha sempre creato grossi problemi alla squadra di Parma. Certo, la difesa di Lucca ha dato fastidio. Non al miglior Lavezzini, quello della rimonta, ed è per questo che verrebbe anche da capire dove cominciano i meriti della formazione ospite e dove iniziano le colpe della squadra di casa. Sicuramente al Lavezzini sono mancate due giocatrici importantissime quali Ugoka e Brezinova. Ugoka in particolare era stata la migliore la settimana scorsa, oggi è stata assolutamente impalpabile con solo 4 punti segnati e pochissimo di più. Brezinova ha sbagliato tanto, ha commesso un fallo ingenuo, non la si è mai vista né in attacco e pochino anche in difesa. È chiaro che con questi presupposti uniti alla forza della formazione ospite, il Lavezzini più di tanto non poteva attendersi. Lavezzini avrebbe dovuto giocare una partita davvero straordinaria come quella della settimana scorsa per poter contendere il risultato a Lucca. Invece il Lavezzini che abbiamo visto, tranne alcuni sprazzi, non è stato sicuramente all'altezza delle sue migliori prestazioni. Sbaglia ancora Spreafico, la palla cade lunga, prontezza di riflessi di Clark la conosciamo, Spreafico poi benché vada va a prendersi un fallo. Fallo fischiato alla numero 11 fallo di Reggiani, primo fallo per lei, primo fallo, due tiri liberi per Spreafico. Altro cambio nelle file di Lucca, 72-52 esce Crippa, entra Vojta. Va a tiro libero Spreafico che va a segno col primo. Buono anche il secondo, 2 su 2 per Spreafico che tocca anche lei quota 10, 4 giocatrici in doppia cifra per il Lavezzini. Con Lucca ora che torna in attacco con Vojta, Dotto, Reggiani. Harmon per Reggiani, ancora Reggiani apre per Harmon che prova il tiro da due, canestro ancora di Harmon, 27 punti per lei. Certamente non si è fatta impietosire dal fatto di giocare contro la sua ex squadra. Ora Clark in palleggio si butta dentro, va a rischiare di perdere il pallone. Palla 2 e per la regola del possesso alternato rimane in attacco il Lavezzini con 11 secondi per andare al tiro, 20 punti sempre in vantaggio per Lucca, partita ormai che sembra aver chiaramente preso la direzione Lucca. Giorgi va al tiro da 2, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Zara, extra possesso quindi per il Lavezzini con Zara in palleggio.
Ancora Zara, arresto, tiro, errore, rimbalzo catturato da Reggiani. Reggiani apre per Harmon. Ancora Harmon per Vojta, riesce a tenere il possesso Reggiani. Harmon ancora da due, il tiro di Harmon, l'errore, rimbalzo conteso tra Spreafico e Reggiani. Infine la palla viene presa da Zara, poi c'è il pallone toccato da Dotto sul fondo. Rimessa quindi che rimane nelle mani del Lavezzini, mentre entra De Pretto e al suo posto esce Zara. Mentre per quanto riguarda Luca, entra di nuovo in campo Pedersen e al suo posto esce Harmon, che presumibilmente chiuderà qua la sua partita con 27 punti all'attivo. Non c'è nessuno che porta palla nella Vezzini, adesso voglio vedere in assenza di Marangoni e Zara chi è che caricherà di superare la metà campo. Intanto De Pretto è l'unica che si è salvata a pieni voti quest'oggi, ha segnato 16 punti, è stata la migliore della Vezzini, un Lavezzini molto spento in larga parte della partita. Rimbalzo di Spreafico, sarà forse Spreafico a portar palla, compito ripeto difficile anche per un playmaker di ruolo. Clark dalla grandissima, canestro da tre punti per Clark, 13 punti per lei, 74-59. Lavezzini vorrebbe chiudere la partita almeno non con un punteggio troppo pesante. Giornata comunque brutta per i Lavezzini. Zara ha segnato 10 punti ma ha anche sbagliato diverse cose. Spreafico invece ha sbagliato tanto. Di De Pretto abbiamo detto è la prima volta che è la migliore della Lavezzini, è la testimonianza della crescita di questa ragazza che era partita davvero in punta di piedi, intimorita dalla Serie A1 che non aveva mai frequentato e che partita dopo partita ha acquisito sicurezza, personalità. Ha fatto oggi De Pretto delle buonissime cose ed è forse l'unica nota positiva di un Lavezzini che oggi ha davvero sbagliato la partita. Ugoca è stata forse la peggiore della squadra di Parma, l'esatto contrario della straordinaria giocatrice che abbiamo visto la settimana scorsa. Clark tutto sommato è stata autrice di una prova ad alti e bassi, ma di una prova complessivamente discreta, ha segnato 13 punti fino a questo momento. Di Brezzino abbiamo detto serataccia, davvero una serataccia, abbiamo fatto quello che probabilmente sarà il bilancio finale, non ci attendiamo granché da questi ultimi 5 minuti della partita che vedono rientrare in campo Brezinova, quindi per i Lavezzini Brezinova, Ugoca, De Pretto, Spreafico e Clark, squadra senza playmaker, rimessa in attacco per la formazione ospite. E torna in attacco ora la formazione ospite con un tiro davvero improbabile di Dotto. Si lamenta poi con il uno dei tre arbitri, Dotto. 5 minuti e 20 alla termine dell'incontro, 74-59 per il Lucca. Ci vuole davvero un miracolo per il Lavezzini. Ugoca, Clark, poi c'è la palla contesa questa volta per la regola del possesso alternato, premia il Lavezzini. 2 secondi però soltanto per tirare, mette in gioco Clark per Brezinova e poi Clark non riesce neanche a tirare, palla quindi persa dal Lavezzini. Si rimane sul 74-59 a meno di 5 minuti alla fine. Dicevo, sarà meglio rimettere in campo un playmaker perché nessuna delle 5 giocatrici della Lavezzini
è in grado di portare palla contro la difesa di questo tipo. Ha lanciato Procaccini una difesa aggressiva a tutto campo, tanto per vedere, non certo di vincere la partita, ma per vedere in qualche modo sia di ridurre il passivo, sia di motivare più le sue giocatrici, che erano apparse davvero molto scariche. Qui l'arbitro non se la sente di fischiare nessuna cosa. Conclude con il pallone che si arrampica sul canestro. 76. Intanto Ugoka non tocca neanche il ferro in questa sua conclusione, che conferma la giornata sbagliatissima della giocatrice nigeriana. Per Spreafico nel frattempo il quarto fallo. Mancano 4:14 al termine di questa partita. 76-59 il punteggio in favore di Lucca contro Lavezzini, che oramai, malgrado le motivazioni che ha cercato di dare Procaccini allungando la difesa, non pare in grado di dare alcun segnale. Intanto 3 secondi per chiudere l'attacco di Lucca, tiro obbligato, tiro che sbatte contro la parte laterale del tabellone. Nulla di fatto, 3:44, torna la palla a Lavezzini. 3 minuti e 45 secondi al termine, 76-57 per 59 per Lucca. Esce anche Dotto, applaudita dal pubblico d'ospite. 15 punti per lei, ottima partita. Adesso Lavezzini in attacco con Spreafico. Va Spreafico a subire il sandwich falloso della numero 21 Pedersen, che è lei che commette il fallo. Primo fallo per lei. Anzi, terzo fallo, solo che il tabellone elettronico non funziona probabilmente per quanto riguarda la casella dei falli di Pedersen. Il Lavezzini torna in attacco con Spreafico. Ugoka. Spreafico da 2 punti va a segno per il 12° punto personale. 78-61 per Lucca, con 3 minuti ancora da giocare. Crippa, Vojta, prova da 3 Reggiani, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Clark, che poi subisce l'intervento falloso. Fallo fischiato ancora la numero 44 Gatti, è il primo fallo per lei. Rimessa per il Lavezzini. 2 minuti e 53 secondi alla fine. Si riprende con la rimessa per il Lavezzini, dopo che i 3 arbitri non riuscivano a mettersi d'accordo sul punto da cui far partire la rimessa. 76-61, 15 punti di vantaggio per Lucca. Ormai Lavezzini perde questo scontro contro la prima della classe in casa al Palaciti. Clark va a sbagliare, rimbalzo catturato da Vojta, che riapre subito per Reggiani. Ma il Lavezzini è rientrato in difesa. Crippa, Vojta, ancora Reggiani per Gatti. Reggiani, Pedersen, ancora Pedersen, si butta dentro, apre per Crippa, che finta il tiro da 2, poi lo tira e va a metterlo per il 14° punto personale. 78-61 per Lucca. 2 minuti e qualche spicciolo per chiudere la partita. Arriva a palla Spreafico, che non se la sente di tirare, le porta il blocco Brezzino, ma adesso dalla grandissima Spreafico, che pure era anche abbastanza marcata, realizza un canestro di quelli difficili. 78-64
il punteggio con la risposta di Lucca che va a sbagliare. C'era Ugoca sotto i tabelloni, è riapparso Ugoca, poi il contropiede sbagliato da Clark, fuori equilibrio, riparte l'attacco e la conclusione per Lucca, si riparte ancora con la numero 11 Reggiani, poi fischio dell'arbitro, viene assegnato un fallo a una giocatrice Lavezzini, era Brezinova, quarto fallo, 1:20 per chiudere questa partita ormai decisamente segnata di un Lavezzini certo non brillante. La settimana prossima il Lavezzini avrà un'altra trasferta, avrà una trasferta perché ha giocato due partite in casa ultimamente sul campo di Napoli, una partita sicuramente non facile. Lavezzini quest'oggi il risultato ragionevolmente non se lo aspettava, magari una prestazione a un livello un po' migliore forse sì. Sprefico va a sbagliare da tre punti, si rimane sull'80-64 per Lucca, 1:10 alla fine dell'incontro, con formazione ospite che torna in possesso di palla con Reggiani, supera la metà campo, Crippa, Vojta, Gatti, Pedersen, ancora Pedersen, si butta dentro, va a subire il fallo di Clark, è il quarto fallo di Clark, quarto fallo di Clark, ci saranno due tiri liberi per Pedersen. Sbaglia il primo. Chi è che si prende il fallo? 14. Chi è che si prende il fallo? Clark. Segna il secondo. 81-64. Con il Lavezzini che torna in attacco, 45 secondi alla fine, 81-64. Clark sbaglia da due, rimbalzo di Crippa che riapre per Reggiani, ancora Reggiani per Crippa. Reggiani a tiro, va a sbagliare, rimbalzo però catturato da Pedersen. Per Crippa ancora, Reggiani, Vojta, il tiro di Vojta da due, l'errore, rimbalzo di Clark. Ultimi 20 secondi, va Clark in contropiede, va a sbagliare ancora, rimbalzo catturato da Gatti, 10 secondi alla fine e finisce qua con il Jesangas Lucca che batte il Lavezzini 81-64, finisce qua l'incontro per il Lavezzini, una sconfitta netta contro comunque la prima della classe. Appuntamento al Palacity per domenica 31 gennaio alle 18, quando Lavezzini giocherà in casa contro Torino. Per la nostra squadra è il 31 di gennaio. Mauro Procaccini, una sconfitta contro la prima della classe ci può stare? Dispiace forse un approccio alla partita così molle che ha dato a Lucca un 12-0 iniziale, che poi ovviamente è stato difficile da rimontare anche se eravate rientrati a meno 2. Sì, sicuramente quel break lì è stato molto, molto difficile da digerire, però la squadra ha reagito. Secondo me è stato peggio quello del terzo quarto, dove all'inizio del terzo quarto dove abbiamo concesso quell'8-0, che quello lì veramente si è tagliato le gambe. Poi con situazioni anche abbastanza semplici, anche di palle perse abbastanza sciocche, quello che insomma è stato abbastanza importante. Poi è chiaro che giocavamo contro una squadra che ha un'intensità, che ti mette le mani addosso, ti gioca di fisico, e noi sicuramente a certi livelli ancora non siamo pronti. C'è stato uno sbilanciamento dei falli da una parte e dall'altra abbastanza evidente, ti sembra giustificato oppure no? Perché da fuori non sembrava che la vostra difesa fosse così più fallosa della loro. Siamo sempre lì a parlare di certe cose, quando una squadra è aggressiva difende in 5 e poi è sempre quella che fa meno falli. E noi siamo stati slegati e
E se continuiamo, se il nostro centro titolare fa una partita di questo livello qua, come Brezzino, sicuramente noi non possiamo competere a certi livelli. Questa è la cosa che mi ha fatto più male, ma dal punto di vista non tecnico e tattico, ma dal punto di vista dell'atteggiamento. Ho visto un brutto atteggiamento, queste sono cose che a me non piacciono, una cosa da mettere assolutamente a posto. E mi dispiace perché lei stava giocando, dopo l'infortunio, diciamo, stava ricominciando a crescere. Prima, all'inizio del campionato, stava andando bene, invece adesso sta prendendo una brutta piega. No, sono cose che non mi piacciono e le farò presente, che bisogna ritornare a essere come umili, bisogna tornare a essere coi piedi per terra, perché il campionato è ancora lungo e bisogna essere tutte quante insieme. Ha fatto molta fatica anche Ugoka, come ti spieghi le differenze di prestazione di Ugoka stessa tra Venezia e oggi? Ma sai, sono squadre diverse, dove qui c'è una giocatrice come Armon che conosciamo bene, dove la può mettere in difficoltà con la sua esperienza. Lei ancora, purtroppo dal punto di vista proprio dell'esperienza, manca tantissimo, lo sappiamo, però noi sappiamo tutto, i nostri limiti li conosciamo. Però non va bene quando non c'è l'atteggiamento giusto, perché si può perdere le partite, però non mi va bene che tutte quante non mettiamo la stessa intensità come l'hanno fatto le altre, ma Brezzino oggi non l'ha fatto. Adesso avete una trasferta in un campo molto caldo come Napoli e poi finalmente, in teoria, a livello di calendario, questo ciclo terribile finisce, però ovviamente bisogna andare a Napoli con l'obiettivo di fare la partita. Sai, Napoli è una squadra strana, una squadra che anche oggi penso che abbia perso a Vigarano, perciò c'è una squadra super pericolosa, una squadra attrezzata anche per essere piani alti della classifica, non sta andando benissimo, sarà una partita difficilissima, però ripeto, le nostre sorti dipendono anche sempre molto da noi.